Vediamo ora le basi dell'accompagnamento e partiremo occupandoci solo dei movimenti verso il basso, quindi delle pennate verso il basso, pennate o rasgueados nella scuola spagnola. La prima che affronteremo sarà questa, pollice in obliquo. Che dà un suono molto morbido e pieno, poi tutte le dita discendenti o solo il medio anulare. La scuola spagnola a rasgueados verso il basso, quindi il pollice fa da base all'indice ed è una specie di scivolo, si appoggia sulla sesta corda e dà un suono molto forte. Dalla combinazione di questi tre elementi avremo già delle ritmiche interessanti. Metteremo sempre il pollice sul primo tempo, ad esempio un ritmo in 2, 1. Sinistra, la cosa si fa più interessante, abbiamo un ritmo in due swing. Aggiungiamo due brevi considerazioni. Sulle partiture il movimento verso il basso verrà indicato verso l'alto. È un po' paradossale perché dal pentagramma segue la nota più grave, quindi dal sesto, verso la nota più acuta, quindi vengono capovolti. E tecnicamente cercheremo sempre di muovere più l'avambraccio in rotazione e meno possibile in questo modo, quindi cercando di contenere il movimento. Quindi se dovessimo fare poi una ritmica di questo tipo, l'importante è che non venga cantata così, diventa molto faticoso con un suono poco controllato. Una volta assimilate le ritmiche, potremmo cominciare a fare un po' di coordinazione con la mano sinistra, con questa tecnica interessante, lo stoppato. Quindi correggo tutte le dita allungate dalla mano sinistra sulle corde, morbide, in modo da non lasciare vibrare. Quindi ho un suono chiuso, fermo, e un suono aperto, quello normale. Su una ritmica in due, ad esempio, potrebbe essere un esercizio di questo tipo, due volte chiuso e due aperto. Applicheremo questa tecnica di appagato o di stoppato su tutte le ritmiche viste in precedenza.